te devi presentare poi il nostro ospite, quindi. Sì, grazie per questo No, ma grazie a onore, te, grazie a veramente. te. Per presentare un attore così versatile e eccellente in tutto quello che fa. Beh, E poi hai visto? venerdì ha Trionf. vinto, Trionf. eh sì, a venerdì ha vinto il Davide Donatello come miglior attore protagonista per il suo ruolo di Tommaso Buscetta nel film Il Traduttore per la regia di Marco Bellocchio, un film che ha trionfato durante la serata con 6 statuette per miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale, miglior montaggio, miglior attore non protagonista e appunto miglior attore protagonista. A che tempo che fa? Pier Francesco Favino. Buonasera, grazie Filippa, buonasera Grazie, Pierfrancesco. complimenti. No, grazie a te, complimenti. Buonasera, grazie, Ma grazie a voi. ragazzi, ma che meraviglia, Pierfrancesco. Ma guarda, Ma chi me lo doveva dire? sei, ma è pazzesco, ma un trionfo. Sono felice per te, felice per Bellocchio, felice per tutti quelli che ci hanno lavorato. Guarda, complimenti di cuore, complimenti. Grazie Fabio, grazie mille. Io come vedi sono rimasto qua, io non sono solo cambiato la giacca, cioè da questa sono 3 giorni che vivo qua, Sì, non mi sposto, ma ho deciso che... tra l'altro io una curiosità, visto che sei così gentile, che ci sei o hai saltato la linea? Ah no, ci sei. No, ma sei dietro questa, cioè questa cosa tutta bianca, sei in un frigorifero, dove sei? Esattamente, no, Esatto. c'è stato detto, no, c'è stato detto, Sì. non librerie, per favore. Sì. Alle spalle, non librerie, per cui in realtà noi tutti gli attori, i registi, ci siamo schiacciati Beh, negli lo angoli so. delle case, e quindi ormai la postazione è questa, io da qua non mi Sì, muovo. perché effettivamente la tentazione di guardare gli sfondi in questi mesi è pazzesca, sì, mi rendo conto. Allora, Esatto. dedichiamo a te, a Bellocchio e a tutti coloro che hanno vinto il Davide Donatello queste immagini del traditore, poi torniamo da te. Sono loro che hanno tradito gli ideali di Cosa Nostra. Per questo, signor Presidente, io non mi considero un pentito. Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei o io? Ragazzi, che potenza, che potenza. Complimenti. Tra l'altro, scusa, per te questo è il terzo Davide? No, questo è il primo Davide da No, primo da protagonista, era la protagonista, mia ma prima. il terzo Davide Donatello per te? E Sì, adesso è saltato tutto. Ecco, ho capito. Dimmi, ne ho vinti? ne ho vinti altri due da non Due da protagonista. non protagonista, infatti. Ho capito cosa mi ricorda. Mi ricorda le foto tessera nelle macchinette. Ecco che cos'è quello sfondo lì. Ma non lo dire, ma io sono dentro una di Ecco quelle dove cabine sei, da 3 giorni. infatti ho capito. Senti, poi ho letto che, ho saputo anzi, che in questi mesi hai imparato molta matematica. Sì, esatto. Sì, che classe fai? Allora, io in questo momento sto facendo contemporaneamente Sì. la terza media e la seconda elementare. Bene, e qual è più difficile? Dove ti trovi meglio? Beh, diciamo nella seconda elementare non devo nascondermi dietro gli angoli, ecco. Senti, c'è stato un trionfo di questo film, perché evidentemente racconta, oltre alla tua straordinaria bravura e naturalmente oltre all'opera d'arte che Bellocchio ha confezionato e alla vostra bravura, è anche un film che racconta davvero un pezzo di storia importante di questo paese. E poi in questi Sì, giorni, a è qualche giorno dal 23 maggio, insomma, assume ancora un significato più particolare. stato un viaggio pazzesco. È stato un viaggio pazzesco innanzitutto perché in mano a un maestro di questo tipo e poi per aver potuto frequentare la vita di un uomo alla quale mai mi sarei avvicinato e anche per aver scoperto tante cose che è difficile da riuscire a sapere. Eh?
ecco, è saltato purtroppo. A riguardo. Ecco, no, ecco, scusa. Io vi chiedo scusa, ma non so per quale motivo. È perché nella macchinetta delle macchine fotografiche è così. Sì. No, in realtà avevano detto che c'era una buona connessione in questa macchinetta, ma evidentemente non è così. Senti, oltre a... Però è stato davvero, davvero una gioia. Quando abbiamo finito di girare il film, mi è mancato veramente tanto. Che cosa ti ha insegnato? Che cosa ti ha insegnato Bellocchio? Bellocchio mi ha insegnato una cosa meravigliosa. Lui ha una coerenza tra ciò che fa e ciò che è straordinaria. Marco è un artista in questo, è meraviglioso anche solo vederlo lavorare. Non c'è nessun filtro tra ciò che lui sente. Ecco, si è ribloccata l'immagine, ecco, è andata, è saltato tutto. Va bene, lo riprendiamo tra un attimo, intanto allora andiamo da Lucianina. C'è Lucianina a Torino? Ecco, Lucianina, ciao! Ci sono, che bravo Favino, ma che bravo! Sì. Quando dici così vuoi dire anche che figo, vero vuoi dire? Anche, guarda, io sono favignana da sempre, sì. Anzi, vado addirittura favignana in vacanza in suo onore. Aspetta, no, che è qua di nuovo. E poi sai che è un uomo che sa fare di tutto, perché in questi mesi ha imparato anche a fare l'elettricista, oltre che i compiti, è vero Pierfrancesco? Sì, mi sa che dovrò iniziare ad occuparmi anche di internet se va avanti così. Sì. Sì. Guarda, vedi che la foto, vedi che è la foto tessera? È un continuo foto tessera, ci sono. No, poi oltre che essere esatto, quello è così. Di solito si vengono anche con la testa un po' esatto, così. Vedi, io ho sempre detto che è eclettico, esatto. E anche bravo a fare cose per le foto. Poi è una citazione di scuola, guarda, così lo ricordiamo, di ce l'avamo tanta madre. Senti, Francesco. Volevo dire un'ultima domanda e poi ti faccio fare una domanda da Luciana. Avrebbe dovuto vincere anche tua moglie come miglior attrice non protagonista, perché tutti quanti hanno parlato di sua moglie, che hai visto, è entrata. E tutti quanti volevamo essere al posto della moglie, soprattutto. Vabbè, adesso tutti no, tutte forse. È tutta la sintesi perfetta di come vorremmo la fase 2. Senza distanziamento sociale, è entrata Anna. Ce l'abbiamo le immagini di Anna? Eravamo qua. Eccola. Dov'è? Eravamo qui. Ma le immagini dell'incursione ce l'abbiamo, sì. No, facciamolo vedere ancora un attimo di... non distanziamento per ricordarci come si fa, ecco, vediamo la fase 3, vogliamo saperla. Sì, ecco, non si sente niente, però adesso sentiamo anche l'audio. Ecco. Che momento. Vabbè. Sì, la posa è sempre la stessa, stessa macchinetta. Sì. Fianco l'uno dell'altro, aspettando di capire, senza poter sentire. Va bene. Quindi, ci siamo tuffati a vicenda. Luciana, vuoi fare ancora una domanda a Pierfrancesco, che dobbiamo lasciarlo andare perché deve fare i compiti domani? No, volevo sapere. Sì, c'ho una verifica. Di che cosa è la verifica? Domani credo francese, ma francese. Mi verrà comunicato, sì. Oui, absolument. Absolument. Bon, je suis prêt pour aider. Allora, Luciana, puoi fare una domanda in francese? Oui. Allora, je voudrais savoir come mai tu es appelé Picchio. Come mai? C'était mon père. È stato mio padre che quando come sono nato, mi ha detto proprio che... No, mio padre aveva il viso. Niente, è risaltato. Ecco, adesso ci siamo. Ma sai, Pierfrancesco, che ti blocchi sempre con delle facce improponibili. E tutta la fatica che hai fatto, hai vinto il Davide, tutto quanto, adesso si blocca Skype. Vabbè. Sì, qui è stato tuo padre. Ma lo faccio apposta. Sì, è tutto figo. Uno è il più grande show, oltre che il più grande attore, il più grande showman che ci sia, ormai lo sappiamo. Senti, Pierfrancesco, quindi è stato tuo padre. È stato tuo padre. Facciamo un'ultima cosa, un saluto a tutto il mondo del cinema. In questo momento l'abbiamo già detto tante volte, ma insomma è una grande difficoltà, non tanto e non solo per gli attori, ma insomma per tutto il mondo del cinema, dalla produzione a tutti coloro che lavorano nello spettacolo. Guarda, spero che non salti proprio adesso.
E invece è saltato, vero? Sì. Però? Mi sono portato sfiga da solo, quindi è meraviglioso. Sì, sì. Noi facciamo un lavoro, è un mestiere nel quale non si deve far vedere il lavoro che c'è dietro. Se tu fai vedere tutte le tue riunioni con gli autori, tutte le persone che lavorano a questo risultato, lo spettatore non ci crede. La stessa cosa riguarda noi. A volte questo può pensare che questo lavoro lì dietro non ci sia. Invece questo lavoro non solo è fondamentale, ma facciamo di tutto per non farlo in qualche modo pesare. Ma il risultato, qualsiasi risultato del nostro lavoro, è grazie al lavoro di tantissime persone che in questo momento purtroppo rischiano di non poterlo più fare. Io, come ho detto ai David, sono convinto e sono sicuro. Sono sicuro, però manca al finale, ce la facciamo. Che le persone che se ne devono occupare si daranno da fare, ma sicuramente anche che probabilmente è un bene anche che ascoltino i lavoratori in questo, perché sanno quello che facciamo, così come noi dobbiamo ascoltare ciò che fanno loro. Grazie, complimenti a te per Francesco. A voi, e vi chiedo tutti. Scusa di ma questa figurati, difficoltà. Figurati, adesso tira la tendina e vai a dormire. Ecco, buonanotte. Esatto, ciao. Complimenti per il traditore. Salutiamo Marco Bellocchio.